Qualche tempo fa io ero uno studente alla facoltà di giurisprudenza a Napoli e mi impattai in un tema estremamente interessante che suscitò proprio in me un interesse formidabile, cioè si trattava di qualcosa che stava tra le istituzioni di diritto romano e il diritto internazionale. Cioè ad un certo punto l'impero romano si trovò che avendo concesso cittadinanza a tutti i popoli allora esistenti, si trovò nel mercato romano ad avere a che fare con tutte queste realtà che non erano nate a Roma e che avevano delle caratteristiche completamente diverse l'una dall'altra. Ovviamente la confusione fu estrema. C'erano imprenditori che rispondevano a norme completamente diverse, c'erano necessità di contratti, c'erano guerre, vere e proprie guerre economiche, c'era una diversa moneta, c'era... Ho pensato poco fa, dico, ma com'è possibile che nell'arco della mia vita io mi sono trovato dalla teoria calato dentro questa realtà attuale che è proprio quella del mondialismo, che all'epoca si verificò nel modo che io sto rappresentando, cioè venne fuori il cosiddetto ius gentium. Però mentre oggi gli studiosi sono abbastanza coscienti di quello che accadde, se noi riuscissimo a riportarci in quell'epoca, ad attualizzare e a capire quello che stiamo vivendo oggi, allora forse potremmo imboccare le strade giuste. E le strade giuste, devo dire la verità, tempesta e battaglia ce le hanno indicate. Io in questo senso devo darvi merito, però tenete presente che l'impressione di allora, nel diritto romano e nelle realtà romane, è la stessa di oggi, cioè sembra di macinare aria. Io sento le relazioni sulla moneta, prendo che ci sono i creatori della moneta e gli utilizzatori delle monete, c'è il sistema alternativo. E poi vi dirò di un'esperienza che ho fatto ieri sera e che stavo pensando potrebbe essere davvero mediata in sede di mediazioni nostre. Allora, come possiamo diventare concreti tenendo presente che noi stiamo attraversando dei momenti che non sono stati mai conosciuti? Cioè noi ci troviamo dinanzi a un mondo totalmente nuovo, dobbiamo esercitare fantasia, capacità di realizzazione, eccetera, mentre perdiamo tutte le certezze, perché è evidente che se stiamo passando da un mondo all'altro non ci sono più le certezze di prima. E lo sperimentiamo giorno dopo giorno. Vi faccio un esempio, entrando nel concreto. Ieri ho incontrato i rappresentanti di uno Stato, non mi chiedete quale perché purtroppo non sono autorizzato a farlo, però al più presto lo faremo. Io tra l'altro avevo assunto con loro questo compito di mediazione tra gli Stati. E questo rappresentante di uno Stato ricchissimo, tra l'altro, si doleva perché non riesce ad entrare in una relazione concreta economica con l'Italia. Allora diceva, ma com'è possibile? Guardate, ieri sera, com'è possibile? Noi vogliamo comprare, entrare in relazione, ci abbiamo soldi da tutte le parti, eccetera, e voi ci impedite di farlo. E io gli ho detto, probabilmente perché siamo ricchissimi, non abbiamo bisogno in questo momento storico di voi, no? E mi sono permesso, ad un certo punto ho detto, qui devo fare l'avvocato, no? Io sono avvocato, penalista, napoletano, dico faccio l'avvocato. Dico, ma scusami, ma se tu hai i soldi e io sono povero e ho bisogno dei tuoi soldi, però ti impedisco di darmeli, evidentemente ci deve essere un inghippo. Forse non sono io che ti impedisco, c'è qualcuno che crea difficoltà, ed ecco le guerre economiche attuali.
E di che cosa abbiamo bisogno? Ma guarda, abbiamo bisogno delle mediazioni. Cioè io sono convinto, più che mai quando aderì a questo movimento, che se noi riusciamo a mettere insieme, però non da soli, non c'è nessuno che ha la soluzione di questi problemi, tra una tempesta e una battaglia, dobbiamo metterci tutti quanti insieme per immaginare in che modo superare queste difficoltà. Per cui io proporrò dopo a loro di organizzare un incontro con una sfida a qualcuno del governo italiano, comunque delle istituzioni italiane, per metterci tutti insieme dinanzi a un tavolo e superare queste difficoltà per cui noi stiamo rinunciando a business incredibili, enormi, a favore di chi non si sa bene. Evidentemente ci deve essere un qualcuno dentro di noi, attorno a noi, dietro di noi, che forse crea le difficoltà perché vuole indirizzare una economia non a favore di quelle istituzioni che meriterebbero di farlo, ma lo vuole indirizzare, vuole raggiungere degli obiettivi che sono fuori degli obiettivi di nostro interesse. Per cui io vi ringrazio, ho detto delle cose e mi ricordo sempre, l'ho citato l'altra volta, quando un cardinale, non per citare, per carità, niente di confessionale, ma era una persona di grande saggezza, era un uomo che mi ha condizionato veramente nel pensiero, quando mi disse: senti, un intervento non deve durare più di 3 minuti, perché tutto, in 3 minuti si fanno 10 dichiarazioni di guerra, tutto il resto appartiene all'intelligenza degli ascoltatori. Quindi io mi affido alla vostra sicura intelligenza e vi chiedo di collaborare fortemente per fare in maniera che queste idee, questi intuiti che hanno avuto questi giovani nostri pensieri diventino concreti, perché la nostra società, che poi non è una società qualunque, probabilmente, anzi sicuramente, ha quello stesso DNA che formò a Roma il Ius Gentium, cioè il diritto delle genti, che permise poi all'impero di proseguire. Dobbiamo farlo, è una nostra vocazione e non dobbiamo mollare. Quindi grazie a Battaglia, grazie a Tempesta, grazie a voi, andiamo avanti. Organizziamo come primo impegno questo tavolo per la mediazione tra lo Stato italiano e questo Stato, che poi saprete qual è, ricchissimo.